Enrico Gibellieri, ha bisogno di presentazione, è stato anche l'ultimo presidente della CECA, ha un focus particolare sulla siderurgia europea e non si può pensare a quella italiana senza quella europea. Qual è la fotografia attuale? Beh, diciamo, intanto la siderurgia europea non ha recuperato i livelli antecrisi, a parte la Germania, insomma, che è un caso particolare. C'è una crescita dell'economia, però la domanda, l'aumento della domanda dell'acciaio è praticamente fagocitata tutta dalle importazioni che stanno aumentando in maniera esponenziale, anche a seguito della riduzione del consumo interno della Cina, ma anche da altri paesi arrivano le importazioni in Europa, e c'è soprattutto un problema di redditività, perché i prezzi dei prodotti acciaio sul mercato europeo sono talmente bassi che molte aziende non riescono più a stare sul mercato, nonostante l'Europa, a differenza di molte altre parti del mondo, in particolare l'Asia e la Cina, abbia proceduto a una riduzione delle capacità produttive di circa 40 milioni di tonnellate e perso 80.000 posti di lavoro durante la crisi. Ecco, questa è un po' la situazione. Poi l'altro argomento di preoccupazione, oltre alla sovraccapacità enorme che esiste al mondo e che non si ferma, c'è questa questione dell'attribuzione alla Cina dello status di economia di mercato, il market economy status. Questo preoccupa molto la siderurgia, ma anche altri settori industriali, perché ciò ridurrebbe la capacità di difesa del nostro mercato, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Negli ultimi anni si è parlato molto anche di questo action plan di Tajani per il rilancio del settore. A che punto siamo? Sembra un po' che si sia persa un po' la strada. Sì, si è persa la strada, in effetti. Devo dire, mi dispiace, perché l'anno scorso, con il cambio della Commissione Europea, Tajani, come lei sa, è stato eletto al Parlamento Europeo. No, io non sono della stessa parte politica, però devo riconoscere che il commissario, quando Tajani era commissario all'industria, ha veramente rilanciato la politica industriale, ha posto degli obiettivi ambiziosi per l'industria in generale, proponendo un obiettivo di contribuzione dell'industria europea al prodotto interno lordo del 20% nel 2020, tenga conto che oggi è 14-15%. In particolare sull'acciaio ha fatto in modo, in stretto rapporto con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei produttori d'acciaio, di realizzare, lanciare questo piano europeo per l'acciaio, che è il primo intervento di politica industriale di settore dopo la fine della CECA. E questo piano, io ne parlerò anche nella presentazione oggi, da un punto di vista della sua realizzazione, perché prevedeva 8 pilastri e 40 azioni, e farò un resoconto di quelle che sono state le azioni realizzate, ma soprattutto a livello europeo. Ma non era solo la Commissione Europea che doveva realizzare, ma anche gli Stati membri e anche le parti sociali. Ecco, quindi c'è una minore attenzione, la nuova commissaria purtroppo non sta dando la stessa attenzione a questo settore che veniva data fino all'anno scorso, quando c'era la Commissione Barroso e il commissario Tajani che si occupava di questo settore.